Non è un gioco per un sorriso, arriva alla quarta edizione, raccolta di giocattoli nuovi o usati, ma in buono stato, che sin dal 2019 ogni anno vede trasformare la Casa delle Culture del Volontariato in un luogo di generosità e che è stata di ispirazione per molte iniziative simili a Caltanissetta. Noi abbiamo iniziato questa iniziativa nel 2019, quindi per quarto anno consecutivo, dove non ci ha fermato neanche il Covid, perché noi abbiamo continuato sempre con tutte le precauzioni possibili, ma questa realtà non si può fermare. Noi abbiamo bisogno di dare gioia e giocattoli ai bambini che ne hanno bisogno. L'abbiamo fatto tanti anni, lo rifacciamo quest'anno, quindi invitiamo la cittadinanza di poterci portare più possibile dei giocattoli, giocattoli in buono stato o nuovi, ecco, questo è evidente, perché noi dobbiamo soddisfare due realtà. Abbiamo per Natale, andremo a accontentare praticamente i figli dei detenuti, che ogni anno, l'anno scorso abbiamo dato 60 regali per i figli dei detenuti. Poi per l'Epifania, che vedrà di domenica, grandi cose, insieme all'associazione e Pistone con le macchine storiche, faremo un giro nel centro storico dove andremo a contentare proprio i bambini che si trovano nel centro storico, nei quartieri un po' e con una certa esigenza, dove hanno difficoltà, però il giocattolo non ci può mancare ai bambini, anche se hanno difficoltà del lavoro e di altre cose, ma il giocattolo non può mancare perché i bambini hanno bisogno di avere questi momenti felici, e oltre anche le parrocchie che praticamente danno la loro disponibilità. Quindi vi invito a tutti a essere abbastanza generosi, ecco, per fare felici i nostri bambini della nostra città. Un regalo, il sorriso di un bambino che si illumina, gesto capace di generare comunità e sostegno reciproco in città perché tutti i bambini possano gioire in uno degli anni dove la crisi è ancora più pesante da sostenere.